Edizione di martedì 23 di maggio. Lanterna azzurra di Corinaldo per la strage, condannato ottavo membro della banda, sentenza di 10 anni e 5 mesi a carico di un 24enne bolognese. Scommesse, tabacchi e alcol, intensificati i controlli da parte della polizia locale a tutela di minori, agenti in molte attività commerciali di Senigallia, ma nessun verbale elevato. Ecco, nell'articolo pubblicato sul nostro sito, le sanzioni in cui si può incappare. La politica, Olivetti diceva di essere passato a controllare i fossi, ma cosa ha controllato di preciso? Dario Romano, capogruppo PD, presenta un'interrogazione dopo l'esondazione di Fosso Sant'Angelo di martedì 16 di maggio. Il presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, Luigi Rebecchini, convoca il Consiglio dell'Unione in seduta ordinaria mercoledì 24 maggio alle 18 per l'esame di diversi punti all'ordine del giorno. Chiusa la terza biennale di fotografia di Senigallia, tre ricche giornate dedicate alla fotografia d'autore. Operatori, collezionisti, artisti, grandi nomi della fotografia internazionale hanno animato i luoghi della cultura. Poca Ira Farge tra gli ospiti speciali del Summer Jamboree 2023 a Senigallia. Il Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America anni 40 e 50 annuncia la partecipazione del cantautore americano. Pallavolo in festa, ha vinto ancora una volta lo sport per tutti, anche l'US Pallavolo Senigallia, con due squadre alla chiusura delle iniziative al Pala Liuti. La squadra di baseball 5 della Mercantini alle finali nazionali dei campionati studenteschi. I ragazzi dell'Istituto Giacomelli di Senigallia in Abruzzo in qualità di campioni regionali delle Marche. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Una foto al giorno, lo scatto di oggi appartiene a Loriano Brunetti dal titolo Due Oche. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Le condizioni meteo sulle Marche di mercoledì 24 di maggio. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge. Le temperature, la massima 21 gradi, la minima 17. I venti saranno moderati, il mare quasi calmo. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.